Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore». Mentre si avvicina il tempo della sua passione e della sua partenza, Gesù parla ai suoi discepoli e del ritorno che avverrà alla fine dei tempi. Nel Vangelo di Matteo descrive i segni che preannunceranno la fine dei tempi prima di svilupparne lungamente il tema dell'attesa e della vigilanza, soprattutto attraverso parabole di cui la liturgia ci offre due esemplari tra oggi e domani. Oggi siamo invitati ad immedesimarci nei personaggi di un padrone di casa e di un servo. Si inizia con un'esortazione insistente: vegliate e tenetevi pronti. Perché? Perché il Figlio dell'uomo viene, sta per arrivare, ma rimaniamo un po' interdetti perché Gesù presenta questa venuta come la venuta di un ladro. Gesù verrebbe per derubarci? Eppure Benedetto XVI assicurava, aprendo il suo pontificato: Cristo non toglie nulla e dona tutto. Inoltre, come il padrone, neanche io conosco l'ora. Come posso quindi vegliare sicché non sia scassinata la mia casa? Posso forse vigilare sempre, mentre il padrone di casa non lo può? Cosa significa allora vigilare? Subentra un'altra parabola ad illuminare la prima. Nell'attesa del ritorno del Signore siamo come un servo cui è stato affidato un compito. In assenza del suo padrone è incaricato di nutrire coloro che vivono in casa. La sua qualità principale risiede nella puntualità, a tempo debito, indica il versetto 45, e implica la costanza di una presenza e la sollecitudine. Ma il secondo pannello del dittico manifesta che la radice della sollecitudine nei confronti dei propri compagni non regge se si perde di vista il padrone. Se dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, quasi automaticamente comincerebbe a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi. Allora il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non lo si aspetta, ad un'ora che non si sa quale sia. Il padrone quindi fa irruzione nella vita del servo come un estraneo e come un ladro. Come accade? Accade nella misura in cui non avrò coltivato l'appartenenza a Gesù. Il per me vivere è Cristo di San Paolo. Ma avrò cercato di salvare la mia vita, ignorando che chi perderà la propria vita per causa di Gesù la troverà. Se non alimento la mia relazione con Gesù attraverso il dono di me, se non lo frequento quotidianamente, se lascio che i giorni ne portino via la memoria, presto diventerà per me un estraneo che non saprò più riconoscere. L'uomo vecchio in me, con il suo egoismo, avrà preso il sopravvento e alla venuta di Gesù mi sentirò derubato proprio dell'uomo vecchio. Questa considerazione ci spinge ad andare oltre. Qual è il mio tesoro? Come lo custodisco? Il mio tesoro è proprio questa vicinanza con Gesù che mi innesta a Lui come tralcio nella vite.
È questo mio uomo nuovo di cui ancora non è avvenuta la piena rivelazione. Gesù viene di notte, come un ladro, perché egli è la luce del mondo. È la mia luce. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.